18 novembre. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? La fede dona stabilità all'esistenza. Già Isaia aveva cantato mirabilmente questa verità. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Resin, re di Aram, e Pekach, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: vai incontro ad Acaz. Tu e tuo figlio Searia Sub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resini, degli aramei e del figlio di Romelia. Poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà. Perché capitale di Aram è Damasco, e capo di Damasco è Resin, capitale di Efraim è Samaria, e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo, ma se non crederete non resterete saldi. Il Signore parlò ancora ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Poiché, prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonata la terra di cui temi i due re. Il Signore manderà su di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre giorni, quali non verranno da quando Efraim si staccò da Giuda. Manderà il re d'Assiria. Avverrà in quel giorno: il Signore farà un fischio alle mosche che sono all'estremità dei canali d'Egitto e alle api che si trovano in Assiria. Esse verranno e si poseranno tutte nelle valli scoscese, nelle fessure delle rocce, su ogni cespuglio e su ogni pascolo. In quel giorno il Signore raderà con rasoio preso a nolo oltre il fiume, con il re d'Assiria, il capo e il pelo del corpo, anche la barba toglierà via. Avverrà in quel giorno: ognuno alleverà una giovenca e due pecore. Per l'abbondanza del latte che faranno si mangerà la panna, di panna e miele si ciberà ogni superstite in mezzo a questa terra. Avverrà in quel giorno: ogni luogo dove erano 1000 viti, valutate 1000 sicli d'argento, sarà preda dei rovi e dei pruni. Vi si entrerà armati di frecce e di arco, perché tutta la terra sarà rovi e pruni, in tutti i monti, che erano vaganti con la vanga. Non si passerà più per paura delle spine e dei rovi. Serviranno da pascolo per armenti e da luogo battuto dal gregge. È la fede che dona stabilità alla vita. Quando si cade dalla fede, si cade anche dalla vita. Questa non è più il nostro potere. È come se affondassimo nel mare della storia. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: è un fantasma, e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli gli disse: vieni. Pietro scese dalla barca,
si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Pietro dubita, affonda, sta per essere inghiottito dal mare del mondo. Questo triste affondamento lui lo sperimenta nel cortile del sommo sacerdote. È stato allora che lui ha perso la fede in Cristo Gesù, ma poi il suo cuore si incontrò con il cuore del suo maestro. A lui gridò aiuto e il Signore lo ha tratto in salvo, lo ha rimesso sulla barca. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, conservateci nella vera fede.